riccanza non è soltanto una condizione, ma uno stato mentale. Per tutti riccanza è il rollo, lo sboccio, la bella vita, le belle macchine... Tanto divertimento! Non ci crederete, ma ho fatto una scoperta sensazionale! Da oggi riccanza è anche vita da cani! Allacciate le cinture, cioè guinzagli, perché Farid vi farà volare! Lei Lulu, però Lulu ci tengo a dire, ho scritto low low. È una levrette italiana, era la preferita di Cleopatra, Giulio Cesare, viene definito il cane dei re e il re dei cani. Cane è un'espressione che non gli si addice. Levriero è un po' diverso dagli altri. Sono cani particolari, non amano giocare, non guardano gli altri cani, non abbaiano. A lei piace molto mangiare, molto dormire e molto essere legata a lei. Ha una cuccia stupenda, ma ci sta veramente poco quando non ci sono io. Predilige stare con me a letto. Questi sono cani da contatto, amano stare in braccio al loro padrone. Lei è capace di rimanere ore e ore in braccio a me, non si muove. Fa parte della famiglia, fa parte di me. A me basterebbe che lei per un quarto d'ora potesse parlare con me e che capisca quello che io provo per lei. Lulu cuccia adesso. Brava amore, guarda lui. Adesso direi che è perfetto. Mi siedo. Brava Lulu. Così lei mi vede e non si muove. Tu segui papà. Lulu è il cane dei re o la regina dei cani? Da Vera Reale si sta facendo fare un selfie manuale. Un ritratto d'artista. Ho visto questo pittore già in altre opere, mi è piaciuto, quindi ci tenevo che facesse il ritratto a Lulu. Girati a destra, Lulu. Amore di papà. Con la sua aria nobile offre il suo profilo migliore. A me non interessa che assomigli perfettamente, ma che ci sia l'essenza. Direi che ci siamo, non male. Tu non muoverti, Lulu, poi danno la colpa a te se non riesci il disegno bene. Gli artisti danno sempre la colpa al sitter. Tu sei una sitter perfetta, ma non setter, sei sitter. Quando sono andato a sceglierla all'allevamento, me l'hanno fatta vedere alcune. E lei aveva uno sguardo molto vigile e poi questo difetto, i denti leggermente che li sporgevano. A me piace una leggera imperfezione delle donne ed è stato un amore a prima vista. Intanto Lola, il bassottino Kaninchen, è in atelier per farsi pensare degli abiti su misura. Dobbiamo affrontare un viaggio di lavoro, saranno feste, parti eleganti, quindi è fondamentale che anche lei abbia il look giusto. Vorrei qualcosa che si adeguasse a quello che indosso io. Possiamo scegliere look diversi, sia sera sia giorno, i tessuti, accessori abbinati. Ah, sarebbe fantastico. Quando dobbiamo affrontare un evento importante, mi faccio seguire dei consulenti proprio per studiare degli outfit in coordinato. Usiamo tessuti di alta moda. Possiamo offrire diversi tipi di jacquard, di tweed. Addirittura. Possiamo fare sia giacchettino per la Lola, anche per te. Così per le foto e per il red carpet siamo assolutamente allineate. Non mi limito a comprarle qualche accessorio, andiamo a cercarle sempre anche tutti i vestitini in coordinato. Possiamo iniziare a prendere le misure? Certo. Sulla Lola? E qui la bimba. Poi? Se il mio occhio non mi inganna, le sue misure sono 25, 12, 25. Un po' come dire 90, 60, 90. Perfetta, direi. Peppino mi somiglia molto. Sembra me dopo una serata o un esame. A pezzi. Peppino? Peppino? Sveglia? Niente. Intanto per Lola stanno per cominciare le prove alla ricerca dell'outfit giusto. Possiamo provare già un po' di cappottini per vedere com'è la vestibilità. Benissimo, molto bello quello che hai scelto già. Mi sì, piace il colore. Volevo anche provare a abbinare questo all'abito. Esatto. È vero, così posso indossarla anch'io la spilla. Infatti. Bene, sono molto felice. Facciamo le prove? Ok. Prove outfit con accessori da vera modella. Il tutto in passerella.
servizi fotografici, sfilate. Lei si diverte molto, appena vede una telecamera o una macchina fotografica si mette subito in posa. Per lei basta essere al centro dell'attenzione, questo l'ha preso da me. Abbiamo perso di vista Sheila. Eccola! Non è alla spa, ma nell'idromassaggio di casa. Che vita durissima! Se ci facciamo belli, Sheila, no? Ci faccio la maschera.